Siamo a Colfiorito, prima tappa di questa moto avventura. E caffettino, un po' di relax e poi ripartiamo. E dopo 230 km siamo arrivati sul lago di Fiastra, posto pazzesco. Ora vi faccio vedere un po' che bomba. Consigliatissimo, strada bellissima. Si pranza qui e poi si riparte verso Castelluccio, che è la meta di oggi. Sì, sono teneri, capretto. No, ma non tagliatelle. Acuto come siamo quasi a Castelluccio di Norcia, quello da dietro è Monte Vettore, lassù ci abbiamo Castelluccio. Nico, eccoci. Oh, si è fatto una sgranata. Il vecchio di gruppo. Vado a matte e piscia. Davvero? Nico, vieni qua. Vieni. Oh, bello, siamo stati in un posto a mangiare, fantastico. Si è una speso bomba. Nulla, ma per la modica, per la modica cifra di? 16 euro a testa. Ma fatti bene, capretto fatto in casa, roba da urlo. Capretto da fatto in casa, pazzesco. Proprio bello, bello, posti magnifici. Un po' anche fuori casa. Via, ci si vede sulla piana a Castelluccio, via. E alle 6 finalmente siamo nella piana di Castelluccio. Spettacolo. Faccio un 360. Ora abbiamo anche i cavalli e Gianni è sparito laggiù in moto e adesso sta arrivando a tutta. Incredibile. Adesso vi faccio vedere come arriva. Siamo arrivati ora alla baita di Pilato a Monte Monaco. Si dorme qui stanotte e si cerca una trattoria per stasera, vediamo chi ci offre. Camera spaziale, 6 letti. Laggiù in fondo ci sta le moto. Il posto è questo. Per cena ci abbiamo tagliatellina a tartufo. Buon assaggio, Tagliatella con ricotta salata dello chef. E pane carasau con ricotta salata e... Guarda, quanto me ne ha portato? Ma sta bene. Buongiorno, secondo giorno pronti alla partenza. Si va a fare una super colazione, ora vediamo cosa ci danno. Ci abbiamo dolci fatti in casa, marmellatine, yogurtini, frutto fresco. Questo ce l'ho solo e ve l'ho fregato io. Di che? Vada! E dopo 385 km, partenza alle 9 stamattina, siamo a Amatrice. Siamo passati nelle zone terremotate, gli scenari piuttosto toccanti. E adesso stiamo andando sul lago di Campo Tosto, dove troviamo il nostro amico Marchino, ci si trova con lui, si fa una bella sgranata lì, ci sarà un posticino valido. Oh, guardate chi si è trovato per la via. Guardate chi si è trovato per la via. La vera amatriciana, la vera, l'originale. Amatriciana. Allora, diario di metà giornata, siamo sul lago di Campo Tosto, si è fatto circa 400 e passa chilometri, mangiato una matriciana spaziale e adesso si fa un po' di foto sul lago di Campo Tosto, Valle delle Capannelle e si torna verso Norcia. Thank you.
Allora, aggiornamento di metà pomeriggio. Abbiamo fatto Valico delle Capannelle, incredibile. Nicola ha sgassettato di brutto. Chiuso le gomme. Si è chiuso tutte le gomme. Anche OGS si butta in curva, una bellezza. Veramente, veramente bello. Asfalto perfetto, curve bellissime. Consigliatissimo. Nemmeno Simone Alinari mi sta dietro oggi. No, oggi veramente bello, bello. Valle della Panella vale veramente la pena. Se passare in zona, da fare assolutamente. Ora siamo sosta bar, come sempre. E stasera Norcia. Si va verso Norcia. Dove dormiremo? Dorme, forse ci sarà anche una sorpresa. Vediamo dopo se vi si fa vedere la sorpresa. Dipende tutto da chissà da cosa. Vediamo, vediamo. Una sorpresa. Ci si vede dopo, via. Guardate chi è arrivato! Avete sbagliato strada. Con il farone tondo, chi è arrivato? Eccolo! 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 Grande fini, Dio buono! Buongiorno, terzo giorno in cui sta preparando le borse. Matte, ecco Matte, bello carico. Io sto preparando la moto. Filippo, andiamo a vedere Filippo. Ecco Filippo, ci ha raggiunto ieri da Firenze. Grande Fili. No. Gelaha. Giunti a Montefalco, inizia a essere caldo, siamo ritornati un po' nel caldo. Giro nelle campagne. Stamani l'abbiamo presa un po' su il tranquillo, abbiamo fatto una giratina a Norcia. Ora facciamo una giratina a Montefalco e dicono è tanto bella. Adesso vediamo. Pienza per una sosta birrino barra coca barra gelatino in metà pomeriggio, poi si riparte, abbiamo deciso di fare la Val d'Orcia e torniamo a Firenze. Allora, siamo rientrati a Firenze dopo 895 km, un giro anche questo davvero tanto bello e siamo stati colpiti oltre che dai posti, sono davvero incredibili e consigliamo a tutti di passarci almeno una volta. Ci ha colpito tanto anche l'ospitalità delle persone, sono persone davvero ospitali e pronte a venirti incontro, a farti stare bene. È stato un giro molto improntato anche sulla cucina, abbiamo mangiato tante specialità tipiche, la cucina ottima. Mi raccomando, vi ricordatevi di seguire il canale, di iscrivervi e di seguire il post sul blog e tutte le novità che posteremo. Era un viaggio test per la nostra vacanza che ci sarà in Francia. Mi invito a seguirci sia su Instagram, sia su Facebook, sia sul nostro blog per tutti gli aggiornamenti. Ci vediamo alla prossima.